La sveglia è suonata presto, come ogni domenica mattina per le 30 ragazze pugliesi delle annate 2000-2001. Stavolta però in programma non c'è stato un solo allenamento con le compagne di squadra di Puglia Azzurra, ma un'intera giornata di basket sul parquet della Melvin Jones di Monopoli. Quindi il pranzo tutte insieme e la sfida pomeridiana in amichevole tra le 2000 e 2001. Una formula collaudata, come conferma il capo allenatore Antonio Alba. Sono con me 3 anni da capo allenatore e funziona, perché abbiamo la possibilità di guardare e imparare a conoscere le nostre atlete non soltanto all'interno del sistema allenamento, ma soprattutto qual è il loro comportamento fuori dal campo, cosa per noi fondamentale quando abbiamo la possibilità di andare fuori regione per i nostri tornei o le nostre incontri con le varie rappresentative. È una formula che pone delle difficoltà da un punto di vista fisico, perché le ragazze si alzano presto la mattina, sappiamo che la Puglia è una regione lunga e anche questo per noi è molto importante, capire qual è la loro intensità emotiva, mentale, fisica all'interno di una giornata di solo a pallacanestro. Il lavoro sul campo con la selezione pugliese si aggiunge a quello che le giocatrici già svolgono con le rispettive società. L'attenzione dello staff tecnico con il preparatore atletico Michele Falcone è concentrata quindi a evitare sovraccarichi. La cosa che cerchiamo di fare, stiamo cercando di fare comunque da parecchi anni, è quello di improntare quasi un tipo di lavoro fisico che possa servire più che altro a loro per avere una corretta evoluzione, prima di tutto, poi per correggere quelli che sono, problematiche fisiche che possono essere riscontrate soprattutto a livello femminile, dove comunque le problematiche fisiche sono un po' numerose. La cosa che su cui noi puntiamo, su cui noi vogliamo lavorare, è quella di garantire in un certo senso certi livelli di prevenzione che andrebbero sviluppati sempre di più, soprattutto a livello giovanile, per poi arrivare quasi a una strutturazione di allenamento ottimale poi in età post-puberale, in un certo senso, se questo lo vogliamo considerare. Il prossimo impegno fuori regione per Puglia Azzurra sarà il torneo Fabbri a Rimini all'inizio del 2015. Tra le convocate c'è già chi ha fatto la sua prima esperienza e chi invece esordirà con la maglia della Puglia. La possibilità del gruppo 2000 di essere affiancato dal gruppo 2001 in ragione del trofeo delle regioni che è a Pasqua pone anche un'alternanza delle stesse atlete all'interno della rappresentativa che poi va a rappresentare la Puglia. Noi stiamo lavorando, stiamo conoscendo queste ragazze giorno per giorno, il percorso è molto lungo, credo che faremo un buon lavoro.